Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti a tutti voi. Io sono Manno e come di consueto questo è l'appuntamento con il bar del calcio. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro Fuggire per rinascere. Come acquistarlo? Facile, la via principale è farlo tramite il sito che mi ha permesso di pubblicarlo, You Can Print. Andate sul sito You Can Print. Sulla barra di ricerca andate a scrivere Fuggire per rinascere e automaticamente vi porta lì per l'acquisto, oppure in alternativa lo trovate sulle principali librerie Feltrinelli, Mondadori, oppure il 90% delle librerie d'Italia distribuisce il mio libro. Andate lì, lo ordinate, nel giro di 4-5 giorni vi arriva. In alternativa, per essere messi a conoscenza proprio nel dettaglio di tutti i canali di distribuzione del mio libro, andate su Google, digitate Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi esce tutta una sfilza di modalità di acquisto del mio libro. Io ringrazio anticipatamente chi mi dà fiducia e chi decide di acquistarlo, ma la cosa che più mi sta a cuore è quella di mandarmi poi una vostra recensione, perché come sapete ci tengo moltissimo. Ciao! Benvenuti ragazzi, velocemente vi ricordo che in descrizione a questo video e nel sottopancia scorrevole trovate tutte le informazioni che riguardano il nostro canale. Con la giornata di ieri sono terminati i recuperi relativi ai rinvii che c'erano stati a causa delle partite della Supercoppa italiana in Arabia. Finalmente sono spariti tutti gli asterischi dalla classifica, finalmente hanno tutti 26 partite giocate e direi che la prima vera grande sentenza di questo campionato la possiamo dare con una percentuale di precisione vicina al 95%, mettiamola così. Complimenti a mister Simone Inzaghi, complimenti all'Inter. L'Inter dopo ieri, mi sento di dire proprio con massima libertà, non che prima non lo fosse, che è campione d'Italia. 12 punti di vantaggio dalla Juventus che ha mollato dopo la partita col Verona. 12 punti sono tantissimi ragazzi per una squadra come l'Inter, che anche in match, in big match come quello di ieri contro un Atalanta che veniva da 7 vittorie nelle ultime 8 partite, ha fatto 4 gol in scioltezza, così andando a vincere una partita che comunque poteva nascondere tantissimi rischi e trappole. Raga, l'Inter è una schiaccia sassi. Io ribadisco che anche oggi quello che dico ormai da diversi mesi, che l'Inter è tra le top d'Europa e per me ha tutti i mezzi per andare a giocarsi la Champions League fino alla fine. Qualcuno mi prende per matto? Io dico proprio di no. Questa squadra, ragazzi, ormai va in automatico, ha raggiunto quella dimensione da grande, da big, che gli permette di, che ne so, di cambiare 4-5 giocatori a partita, ma il rendimento è sempre travolgente, ragazzi. Viaggiamo alla media abbondante di oltre 2 gol a partita, subisce praticamente niente. Questa è una squadra perfetta. Questa Inter è una squadra che è destinata a regalarsi tantissime soddisfazioni per i tifosi dell'Inter e mi auguro anche a livello nazionale, internazionale, a regalarci delle soddisfazioni. Complimenti chiaramente al tecnico che io vado dicendo da anni essere il migliore che c'è su piazza, che è appunto scusate perché c'era un cretino che mi stava superando a tutta velocità mentre uno mi attraversava davanti, è appunto Simone Inzaghi. C'è poco da fare ragazzi, se con la Lazio aveva dato segnali importanti di essere un allenatore in grado di costruire qualcosa di molto importante, con l'Inter direi che ha fatto il definitivo salto. Brava l'Inter ad avere la pazienza di aspettarlo, perché vi ricordate l'anno scorso Inzaghi era quasi sul piede di essere mandato via, quindi brava l'Inter che ci ha creduto, l'ho aspettato e ha appoggiato nel limite del possibile le richieste del tecnico nerazzurro ed oggi ci si gode una squadra impressionante. Ripeto, più 12 punti sulla Juventus, c'è davvero ben poco da dire.
campionato finito, Juventus che deve adesso, in seguito a questo suo forte rallentamento nelle ultime quattro partite, deve anche guardarsi un pochino dietro, perché la diretta inseguitrice, quindi sto parlando del Milan, dista 4 punti, ragazzi, 4 punti, quindi il Milan ha praticamente dimezzato i punti di distacco che aveva dalla Juventus, e quindi può anche ambire al terzo posto. E poi al quarto posto, ufficialmente, senza se e senza ma, senza partita in più, senza partita in meno, troviamo il sorprendente Bologna. Bologna al quarto posto, 2 punti sopra quell'Atalanta che scende a quel quinto posto, che può rappresentare ad oggi zona Champions League. Quinto posto che si andranno a giocare adesso, non voglio chiamare fuori la Lazio, ora però ve ne parlo più avanti, però è molto difficile, ecco, quinto posto che si andranno a giocare Atalanta, Fiorentina e Roma, con merito per quello che hanno dimostrato soprattutto dall'inizio di questo nuovo anno. E la Lazio è stata agganciata dal Napoli, un Napoli che anch'esso ha recuperato ieri la partita, è andato a giocare sul campo di un Sassuolo disperato e lo ha preso a calci, nel vero senso della parola, lo ha proprio ciancicato, ragazzi. 6 gol, sembra si è visto per lunghi tratti il Napoli travolgente dell'anno scorso. Osimhen, Kvaratskhelia sono tornati a segnare tutti, insomma una squadra che ieri si è comportata dalla schiaccia sassi imbattibile che è stata fino allo scorso anno. Attenzione a un eventuale colpo di coda del Napoli, perché se Napoli si mette a camminare, a trottare con continuità, attenzione, perché può davvero tornare seriamente in corsa per provare, no, seriamente, ragazzi, no, però 6 punti non è che sono infiniti, non è che stiamo parlando di una distanza talmente grande che è impossibile da recuperare. Ecco, e a tal proposito coinvolgo la Lazio. Non mi sento di dire che la Lazio è fuori, diciamo che la Lazio al 90% è fuori dalla lotta Champions, però adesso arrivano gli scontri diretti per le altre, per esempio l'Atalanta. L'Atalanta nelle ultime 7 partite che disputerà, cioè le sta già disputando, ha già cominciato la fase quella pesante, va a affrontare tutte le prime 6 del campionato, ragazzi, tutte le prime 6. Milan, Inter se le giocate adesso, affronterà la Roma, affronterà la Fiorentina, cioè il calendario dell'Atalanta fa paura, ragazzi. Vediamo come ne esce l'Atalanta da questo tour de force, anche perché dopo avrà partite più morbide, e allora se uscirà aggrappata al quinto posto anche dopo tutti questi big match che l'aspettano, questi scontri diretti, allora ragazzi l'Atalanta si andrà a meritare la qualificazione in Champions League. Ma spostiamoci, ragazzi, anche in zona salvezza, dove il Sassuolo da ieri, dopo i 6 gol presi dal Napoli a causa della differenza reti, è ufficialmente in zona retrocessione. Un esordio per il nuovo allenatore del Sassuolo, Biggica, che è stato drammatico. Si sono ritrovati di fronte praticamente una copia del Napoli dello scorso anno, come vi dicevo poco fa, e c'è stato davvero poco da fare. Ragazzi, è un Sassuolo che sempre più mi ricorda l'andazzo della Sampdoria, quando in maniera clamorosa, sorprendente, retrocesse in Serie B e da lì scattò un fortissimo ridimensionamento. Ecco, vediamo un pochino il Sassuolo cosa riuscirà a fare, se si riuscirà a salvare. E io ve la butto là, per me tira aria di spareggio, ve la butto là, ragazzi. Mancano tante partite, però così a sensazione ho la sensazione che il Sassuolo si andrà a giocare la salvezza allo spareggio. Mi rendo conto che una cosa detta con 3 mesi d'anticipo rispetto alla fine del campionato può sembrare follia, è una mia fantasia, vediamo un po' cosa succederà. Beh ragazzi, direi che la giornata di ieri, i recuperi di ieri sono stati importantissimi, molto molto importanti. Finalmente torniamo a vedere una classifica fatta bene, con tutte a paro con 26 partite, siamo stati praticamente un mese con sta classifica mezza sfalsata, e tra le tante cose, chiaramente, se proprio devo dare il primo posto, il podio della notizia più importante, del verdetto più importante che ha sancito questo mercoledì di Serie A, sicuramente, ragazzi,
è il Bologna, che in maniera sì sorprendente, vedendo la vigilia del campionato, nessuno avrebbe mai annoverato il Bologna tra queste squadre qui. Beh ragazzi, Bologna che è sicuramente la grande e meravigliosa sorpresa di questo campionato, quarto in classifica, si sta regalando un sogno, e vediamo se riuscirà a reggere in queste ultime 12 partite che lo separano dalla fine del campionato. Ragazzi, da Manuel è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste dinamiche che si stanno a creare in campionato. Vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!